Benvenuti al quarto faccia a faccia organizzato da Abruzzo Web tra i candidati sindaco che si sfideranno ormai tra pochi giorni per la fascia tricolore del comune dell'Aquila. Con noi questa volta ci sono Giorgio De Matteis, candidato sindaco del progetto L'Aquila Città Aperta, un progetto Buongiorno. aggregativo, Ettore Di Cesare, candidato sindaco di Appello per l'Aquila, una coalizione di due liste civiche. Cominciamo subito con la prima domanda, un minuto e mezzo per rispondere come negli altri faccia a faccia. De Matteis, qual è il primo provvedimento che porterà in giunta e in consiglio se è eletto sindaco? Il primo provvedimento da portare in giunta è una completa riorganizzazione del sistema dirigenziale e tecnico all'interno del comune. Naturalmente questo determina una preparazione adeguata prima, non si può improvvisare, già sappiamo oggi dove intervenire, su quali dipartimenti e su quali uffici. In particolare oggi emergono ulteriori elementi interessanti e importanti per la riorganizzazione. Il Dipartimento Sisma e Ricostruzione, che è la spina dorsale del sistema, è ormai allo sbando, lo sappiamo perfettamente, e anche quali uffici in particolare debbono sopportare gli oneri più gravosi della riorganizzazione. Questo non significa spostare le persone, questo significa farle lavorare meglio, questo significa avere immediatamente un segretario generale adeguato, un capo di gabinetto adeguato, significa avere anche strutture dirigenziali che eseguano quelle che sono le indicazioni e le linee guida della catena di comando, chiamiamola così, amministrativa, in modo tale che le cose siano rapide. Questo è il primo provvedimento, assolutamente, perché adesso abbiamo appreso, ci sono migliaia, adesso lo sapevamo da tempo, ma ci sono migliaia di pratiche bloccate in comune proprio per mancata organizzazione. In consiglio, beh, in consiglio ce ne sono diverse da portare, ma questo naturalmente è frutto anche di un'elaborazione di maggioranza, perché portare provvedimenti in consiglio, si tratta di valutarli bene. Uno di questi, per esempio, sarà la variazione di bilancio, perché in questa situazione il comune è quasi al dissesto finanziario. Grazie. Di Cesare, per lei stessa domanda, quali i primi provvedimenti da portare Ma guardi, nel il consiglio? primo provvedimento in assoluto è una trasparenza totale di tutti gli atti e di tutte le pratiche del comune. Perché appunto è una riorganizzazione della macchina comunale che è fondamentale, implica il fatto che ogni cittadino possa sapere la sua pratica, non solo della sua casa, ma qualsiasi tipo di pratica, a che punto sta e se la sua pratica che è stata presentata un mese fa è stata scavalcata dall'iter di una pratica che è stata presentata ieri. Allora, per rendere efficiente il comune serve innanzitutto abbattere il sistema di clientele che vige all'interno del comune, che fa sì che se conosco qualcuno la mia pratica va avanti, se non conosco ne nessuno la mia pratica resta sepolta. Allora, questo sistema va abbattuto perché rende poco efficiente il comune e nell'ambito della riorganizzazione questo sistema permetterebbe anche una valutazione puntuale del lavoro dei dirigenti e del lavoro di ogni singolo ufficio comunale. Grazie. Seconda domanda, partiamo da Di Cesare questa volta. Qual è la sua valutazione sul piano di ricostruzione approvato dal Comune del Lago? Ma guardi, il piano di ricostruzione non tiene conto in maniera più assoluta di un disegno futuro della città e soprattutto per quanto riguarda i centri storici, non indica le priorità. Allora, noi non siamo favorevoli a una ricostruzione del centro storico a macchia di leopardo, perché implica che questo centro storico non verrà mai riaperto. Bisogna individuare delle zone, lavorare sulle zone e riaprire il centro storico pezzo pezzo, perché un centro storico che verrà riaperto tra 10 anni sarà un centro storico spopolato. E invece noi anno dopo anno dobbiamo riaprire e far vivere pezzi di centro storico con gli abitanti, con gli uffici e con i negozi. Ecco perché un altro dei nostri primi atti sarà quello della programmazione. I cittadini devono sapere
in quale anno rientreranno nelle proprie case e in quale anno potranno riaprire i propri negozi. Io non voglio come cittadino rassicurazioni del tipo tra un anno è pronta la tua casa, mi si deve dire la verità, tra 4 anni sarà pronta, bene, ho il tempo di organizzare la mia vita, quella della mia famiglia e quello della mia attività commerciale. Scelte consapevoli. Grazie. De Matteis, piano di ricostruzione. Il piano di ricostruzione del Comune dell'Aquila non c'è, purtroppo è un fatto sostanziale e reale, nel senso che il documento che è stato prodotto è un documento arrivato di corsa, fine legislatura, privo di contenuti sia dal punto di vista della programmazione e pianificazione territoriale, privo di contenuti dal punto di vista economico-finanziario. Non a caso, infatti, le osservazioni che sono state richieste, paradossalmente dopo averlo approvato, sono osservazioni molto pesanti da parte degli ordini professionali, sono già depositate in comune, non se ne è tenuto conto, quindi evidentemente sanno perfettamente di avere uno strumento inutile, in comune dico, gli ordini professionali, soprattutto gli architetti e gli ingegneri sono stati durissimi, ma anche le associazioni cittadine sono state molto pesanti nei confronti di questo documento che non ha assolutamente una visione strategica del futuro della città, cioè il ricollegare il sistema urbano, gli spazi, l'utilizzo dei sistemi urbani, il risparmio energetico nella ricostruzione delle strutture abitative e via dicendo, mancano completamente, non c'è una visione complessiva nel modo di riunire la città dall'est all'ovest come si è ormai diffusa, cioè da Scoppito fino a Fossa. Questo è incredibile, inaccettabile e naturalmente andrà immediatamente ripreso, ma non per ricominciare da capo, sennò perdiamo anni, ma per fare in modo che chi ha già lavorato, cioè gli ordini professionali, le associazioni di categoria, possano essere realmente partecipi, riavviare questo processo, renderlo praticabile e renderlo anche accettabile al governo per averne i soldi necessari. Naturalmente se parlo di centri storici, parlo di centri storici dell'Aquila città e delle frazioni evidentemente. Parliamo, terza domanda, parliamo di comitati. Pochi mesi dopo il terremoto si sono posti come interlocutori della politica alla pari della politica e oggi alcune propaggini di questi comitati sono sfociate appunto fino alle elezioni. Le chiedo, c'era coraggio o c'era presunzione e qual è l'eredità oggi dei comitati? Beh, vede, l'idea dei comitati nasce dal fatto che è stata completamente assente l'amministrazione, diciamo con chiarezza, perché lì il problema era avere una funzione di guida, di raccordo e di stimolo. Capisco anche la difficoltà, perché non era semplice. Mi sono permesso insieme all'onorevole Lolli, pensa un po' tu, di dire al sindaco Celente di farne un patrimonio di questa situazione che si stava verificando, anche perché c'era spontaneità, c'era entusiasmo, c'era voglia di partecipazione. Mi sembra siano stati vissuti con un certo fastidio, molti di loro poi si sono persi nel tempo, quelli che erano così più organizzati e anche più presenti sui fatti sostanziali della città, cioè la ricostruzione, gli aspetti economici dello sviluppo della città, l'aspetto di socialità dell'Aquila e della città intera, insomma su alcuni aspetti c'erano alcuni più preparati, ecco se vogliamo. Era naturale che sfociasse in una competizione elettorale la presenza anche dei comitati, che mi sembra assolutamente naturale, cioè non mi stupisce perché era una evoluzione naturale e mi sarebbe sembrato strano il contrario se non ci fossero stati, perché è un'azione politica, perché questa è un'azione politica condotta per 3 anni che non ha poi un riflesso pratico nell'amministrazione della città, mi sembra assolutamente inutile. Questo si è verificato, a me fa piacere perché li consideravo comunque una effervescenza reale, molti di questi erano fatui, si sono persi nel tempo, altri invece sono organizzati, ci sono delle liste, c'è un candidato, mi sembra assolutamente naturale che questo sia accaduto, è un aspetto positivo, l'ho già detto, ognuno dei candidati candidandosi ha fatto una scelta importante e quindi merita rispetto, in questo caso mi pare che sia una valutazione del tutto assolutamente normale. Grazie. Di Cesare, allora, i comitati alla pari con la politica? Beh, guardi, diciamo che i comitati fin dall'inizio mi sembra che siano state le forze che hanno meglio compreso quello che succedeva all'Aquila. Questo è indubitabile. Proprio ieri rivedevo un video del 16 luglio 2009, a 3 mesi dal sisma, un confronto tra me e Guido Bertolaso alla villa comunale, in cui appunto gli contestevamo il progetto case, no? e si vede che oggi tutti gli 8 sindaci contestano questo progetto case, ma all'epoca non mi sembra che nessuno, tranne il dottor De Matteis, no? Senza che, perché lo so, diciamo fosse contro questo progetto. Contestavamo a Bertolaso una mancata trasparenza della protezione civile,
con riferimento a bagni chimici, e oggi c'è un'inchiesta su quei bagni chimici. Per quanto riguarda il giudizio appunto dei comitati, è sicuro che quando c'è la partecipazione dei cittadini è sempre positivo, e ricordo che dopo la manifestazione del 7 luglio a Roma, in cui fummo aggrediti dalla polizia perché è di un'aggressione si trattò, mi ricordo bene le parole del dottor De Matteis, che disse su un quotidiano che le manifestazioni non servivano. Io mi aspettavo una difesa dei cittadini aggrediti in quel giorno dalla polizia, e non una presa di distanze verso 5.000 suoi cittadini che erano andati a Roma. Grazie, scusa, non c'è contraddittorio in questa cosa. Prossima domanda, a livello personale, quali sono le competenze che metterà a disposizione della città da sindaco? Ma guardi, le mie competenze sono quelle di una persona che da anni lavora con le pubbliche amministrazioni per la trasparenza di tutti gli atti amministrativi. Ma diciamo che, visto che la mia candidatura non è una candidatura personale, ma una candidatura di un gruppo di persone, di oltre 200 persone che da 8 mesi lavorano al programma partecipato, che è questo, 32 pagine presentate lo scorso sabato, io ancora non vedo i programmi di altri a 5 giorni dalle elezioni, se non foglioni così di pubblicità più che di programmi. Allora noi mettiamo le competenze di pezzi dell'università che hanno partecipato al nostro programma, di pezzi importanti delle professioni e dei tecnici di questa città che hanno partecipato a questo programma, di pezzi importanti delle associazioni e di pezzi importanti di lavoratori e soprattutto giovani e precari che hanno lavorato a un'idea di futuro di questa città. Quindi con la mia giunta va in giunta una parte importante delle conoscenze, dei saperi e delle passioni di questa città. Grazie. De Matteis, quali competenze personali da sindaco? Tanto una piccola premessa: sono sempre stato contro ogni strumentalizzazione che è fatta nei confronti dei cittadini aquilani. Siccome molti ci hanno provato e diversi ci sono riusciti, anche in quella circostanza molti cittadini aquilani sono stati strumentalizzati, e mi riferisco a quella manifestazione. Che poi uno possa legittimamente protestare è un altro discorso, che venga strumentalizzato, e lo si è visto nel corso dei mesi, soprattutto da parte del sindaco Cialente, che ne ha fatto un cavallo di battaglia per poter dire poi che ha difeso la città. Lasciamo perdere. Quindi, oggi, come allora, sono contro le strumentalizzazioni e non contro i cittadini. Il discorso sulle competenze professionali è quello che viene dall'esperienza fatta nei settori dell'amministrazione e soprattutto dal fatto che moltissime persone hanno deciso di candidarsi provenendo da tutte le realtà, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista associativo, sindacale. Questo diventa un patrimonio enorme che deve essere considerato. Naturalmente tutto questo è stato il frutto di un programma all'interno del quale hanno lavorato economisti. Basta andare sul sito dell'Aquila Città Aperta e là uno se lo prende e se lo legge, insomma, voglio dire, non è che sia così difficile. E naturalmente, siccome ne abbiamo parlato nelle centinaia di riunioni che abbiamo fatto con i cittadini, credo che possa essere utile, soprattutto piuttosto che andare in giro e fare conferenze stampa, parlare con i cittadini del tuo programma. Cioè vai, parli con 10, 20, 50, 100 persone, spieghi quello che vuoi fare, lo spieghi anche nei settori che sono stati richiesti, e questo dà l'idea di come un programma possa essere realmente partecipato e non solo letto su internet. Ultima domanda, sono due domande in una in realtà. Gli altri candidati l'hanno un po' elusa, invito entrambi invece a rispondere in maniera puntuale a tutte e due. Perché non votare il suo diretto avversario di oggi e perché votare lei? Beh, insomma, potevo non candidarmi, magari l'avrei anche sostenuto, no? Il problema è che ognuno, come ho già detto l'altra volta in altre circostanze, ognuno di quelli che si è candidato oggi fa una scelta importante. Non è il tempo delle candidature, cioè ci candidiamo, qua chi si è candidato si è preso una responsabilità enorme. Che vinca o perda, è una responsabilità enorme nei confronti dei cittadini. Quindi io ho sempre dichiarato avere il massimo rispetto nei confronti di chi l'ha fatto, di chiunque, perché poi sai, quando ci metti la faccia realmente, fai una campagna elettorale, non sfuggi alle responsabilità, e durante la campagna elettorale e soprattutto dopo.
non votare di Cesare. Io non dico alle persone non votare di Cesare, io dico alle persone non votate Cialente, che è un problema reale di questa città. Tutto il resto non può far danni peggio di Cialente. Quindi il problema di fondo è sostanzialmente questo. Insomma, tutto ciò che è fuori Cialente è positivo. Se io dovessi dire, non ho difficoltà anche a ribadirlo, nel mio consiglio comunale, non nel mio di proprietà, nel mio consiglio comunale quando andremo a governare, la responsabilità che è di una maggioranza, a mio modo di vedere, va equamente divisa anche con quella che sarà l'opposizione. Non lo dico per fare scena, lo dico perché 32 persone non possono esimersi tutte, per quello che gli compete, ad assumersi una responsabilità. Quindi quando ho parlato di deleghe assegnate ai consiglieri, accadde anche nell'amministrazione Centi, e Centi la fece su di me. Io non ho difficoltà a dire che io coinvolgerò persone dell'opposizione, poi starà a loro decidere se ritengono opportuno farlo, ma io questo lo farò dando una responsabilità alla città e a loro della scelta. Grazie. Di Cesare, perché votare lei e non De Matteis? Pochi secondi in più. No, io dico appunto perché votare noi, anzi al dottor De Matteis gli faccio gli auguri per le elezioni. No, perché votare noi? Perché diciamo che sia a livello locale che nazionale ormai sembra chiaro a tutti il fatto che dentro ai partiti non c'è più possibilità e speranza di rinnovo della politica, perché per ricostruire questa città qui bisogna innanzitutto andare a rifondare la politica, e questa rifondazione può avvenire solo e solamente fuori dai partiti. Anche le persone che in buona fede si sono candidate nelle liste dei partiti verranno puntualmente schiacciate da quel meccanismo. Allora, alle prossime elezioni c'è un'alternativa, che siamo noi, completamente fuori dai partiti, un'alternativa seria, concreta, che nasce da 3 anni di lavoro e di confronto. Servono a questa città voti fertili e fecondi per dissodare e rinnovare il terreno prima di poter piantare fondamenta sane. Servono a questa città voti in chiaro e non più deleghe in bianco. Grazie, ringraziamo Giorgio Santelis, candidato sindaco dell'Aquila Città Aperta, ringraziamo Ettore Di Cesare, candidato sindaco di Appello per l'Aquila, in bocca al lupo a entrambi. Grazie, ciao, in bocca al lupo.